Voilà, e ora io, il mio camera e il Fabrizio andremo a mangiare. Buon appetito. Eccoci qua. Allora, preciso che questo sarà un video un pochino più lungo perché verrà realizzato e poi cotto. Comunque la salamina da sugo, l'ho persa, che è questa qui, ok, che io ho messo nel mollo, comunque vi spiegherò tutto. Questa salamina qui mi è stata regalata da, mi sono scordato, me l'ha scritto, da Christian e Lorenzo, che hanno capito perfettamente lo spirito del mio canale, quello di collaborare, di cercare di trasmettere le tradizioni e di farle andare avanti. Lui mi ha mandato, siccome ci vuole un anno, da 6 mesi a un anno di invecchiamento, io per fare questo video qui era impossibile che perdessi tutto questo tempo, perdessi tra virgolette, mi hanno regalato, donato questa salamina da sugo e spiegato in linea di massima come farla. Tengo a precisare questo, non sapevo che dietro a questa salamina o salame da sugo c'era una tanta segretità, come si dice? Segretezza su questo salume, perché ogni famiglia, addirittura famiglie che stanno a un chilometro di distanza l'uno dall'altro, la fa diversamente e quella la vuol far sapere a quell'altra come la fa. Comunque sia, in linea di massima, il buon Cristian mi ha mandato una ricetta, diciamo così, delle in grosse linee su come farla. Poi ognuno di voi farà come fanno tutti, farà un pochino come mi pare. Io vi darò un'infarinata. Questa infarinata è... Ok, l'ho levata dall'acqua perché mi sembrava bella che si vedesse. Una bella creatura. Comunque la sua caratteristica è questa qui di essere a spicchi. Ok, questa qui in particolar modo, ecco, vi dico la differenza. C'è salama da sugo che va tagliata a spicchi e questa invece è la salamina da sugo che invece va cotta, levata la cappellina in cima e va mangiata col cucchiaio e va accompagnata obbligatoriamente con 2 pietanze, o il purè o la polenta. Io in questo caso, cameraman, mi farò una bella polenta perché, visto che qui ci sono 2 o 3 gradi, stiamo andando avanti di polenta, anche se il mio cameraman dice che è lenta, ma siamo sempre a metà cottura e voglia che cameraman, tanto si mangia anche domani. Benissimo. Un ringraziamento al cameraman. Ringraziamento al cameraman che mi è toccato prenderlo per i capelli e portarlo qua, perché questa è una bella ricetta. Ok, non perdiamo altro tempo, prezioso. Qual è la percentuale? La percentuale che sarò io sarà di prosciutto, ovviamente maiale, tutto maiale, della parte del prosciutto e la parte della spalla, in linea di massima il 70% di magro, e poi andrò di 30% di grasso fra la gola, anzi facciamo il 25% di grasso fra la gola e la pancetta. Poi ci andiamo a infilare anche dentro una bella lingua, ok, pari pari così, buona, e un pochino di fegato. Ok, questa qui diciamo è la ricetta in linea di massima che fanno tutte quante le famiglie, chi ci mette più spalla, chi meno spalla, chi in linea di massima. Comunque è questa qui, anche per me, perdonatemi, è diciamo la prima volta che la faccio, vi potrò far sapere magari più là quali sono i resoconti, ma insomma mi sono informato bene o male, credo che queste qui siano le percentuali. Di qua abbiamo già messo 27% di sale per chilo, ho cercato di fare un chilo completo questa ricetta, 3% di pepe, 1% di cannella, noce moscata e di qualche spezia che voi volete per insaporirlo. Comunque la base è cannella e noce moscata e chiodi di garofano, questo qui è già un misto che io mi ritrovavo e va bene così. Poi ci andrebbe del vino, diciamo del ferrarese. Ok, io ho visto in più ricette, ci metto del cognac. C'ho un buon cognac, la percentuale è 30 cl per chilogrammo. Ok, e siamo qui. Ora cosa facciamo? Ora spegniamo, non vi farò anche vedere, si farà sera tutto quanto a tita carne. Però vi dico già, preparatevi 2 sacchetti. Questo è per la cottura. 2 sacchetti che mi ha spedito Christian. È stato bravissimo. Eccoci qua. Questi servirà per la cottura. 2 sacchetti, un mestolino, perché andrà poi messo, andrà la salama da sugo, segui caramel, andrà lasciata 12 ore a bagnomaria, ok?
Poi successivamente bisognerà metterla nei sacchetti, metterla dentro in maniera che sia sospesa. Praticamente questa verrà legata qui e sospesa, qua c'è una messa più acqua, ok, e andrà cotta la bellezza di 5 ore a fuoco lento lento lento, si parte da fredda e si parte, la cottura la vediamo dopo, però intanto in linea di massima vi ho detto già come va fatta, va bene? Passiamo alla tritata, già detto prima, e andiamoci dentro via così. Ci siamo dentro col brandy, ovviamente col brandy io l'ho fatto anche più saporito, se no metteteci del vino del ferrarese, non è mai forte il brandy. Va bene, bene. Ok, benissimo, bene, bene, bene. La gola era burro, guardate qui, si è fuggito come una crema, sono molto delicate. C'è chi ci mette anche il guanciale, eh? Ci potete mettere, se non trovate la gola, anche il guanciale, va bene, la parte più, più morbida. Ok. Qua dovete impastare almeno, minimo, 10 minuti. Fatti stacco e ci vediamo dopo. Vi dico la differenza fra la salama da sugo e la salamella. La salamella ha La salamina ha delle percentuali di grasso più elevate di fegato, di grasso e di lingua, perché dovrà essere più morbida, perché la salamina viene presa a cucchiaio, mentre la salama deve essere più dura, allora le percentuali saranno differenti, ci sarà l'80% di magro e il 20% fra la gola, la pancetta, la lingua e il fegato. Questa è la differenza tra la salama e la salamina. Ok, ora qui che facciamo? Abbiamo messo la vescica 10 ore prima. Ok, siamo alla parte più bella. Vicino per uguale. Ok. Ole, e ora va chiusa bene bene. Per chiuderla mi ci vorrà il mio collaboratore che mi deve tenere questa qui aperta. Ok, perfetto, hai capito. Ciao a tutti! La facciamo, ce la facciamo. Mi devi stringere. Perfetto, giù. Ecco, stai fermo con la mano, bravo. Così, perfetto. Ok. Beh, fammi fare un altro passaggio. Bisogna fare così e aggrapparci qua. Ok, e facciamo così. Anche questo qui. E questo lo fermiamo. No, io solo non ce l'avrei fatta. So che è complicata sta a fare. Dito sopra, ditino. Allora. Lo vedo che sta andando bene. Attenzione alla mano. Se mi si fa così, credo che tutte le sacche rimangono lì. Ora, allora intanto, guardate bellina, il nostro trofeo è questo qui. Mi sembra già molto bello. Ora facciamo il centro, e ora dobbiamo fare un laccio, lo farò doppio per sicurezza, nel centro, e dopo ci va anche messo un elastico, poi questo elastico ovviamente per, diciamo, per il suo materiale andrà a stringere man mano. Ma che succederà? Vieni su. Succederà questo, che dopo 2-3 mesi il grasso andrà a corrodere l'elastico e l'elastico si strapperà, però ormai avrà fatto già il suo lavoro, che è quello di chiudere. Ok? Lo passiamo
ti prego, girala così. Oh, bravo, vai, vai, senza paura. Fermati lì, dito. Benissimo, così. È uno strizzotto quello, capito? Gli ha fatto uno strizzotto. Infatti, ora io questa è la prima volta che la faccio, è anche troppo. Ora devo prendere gli elastici e metterli qua, ok? E prima degli elastici vi racconto un po' cosa deve fare questa bambina. Praticamente questa bambina qui deve stare minimo 6 mesi. Entrata poco. Deve stare 6 mesi a maturare, minimo. Quella che diciamo che mi hanno dato ha la bellezza di 14 mesi. Questa qui è stata fatta a novembre e solitamente viene mangiata nel periodo a metà settembre, perché nella zona di Ferrarese usa mangiare, diciamo, la salamina da sugo in quel periodo. Noi ovviamente ce la mangeremo ora. Comunque la maturazione è direttamente in cantina, gli si può fare prima una stufatura, io la lascerò qui una settimana qua in cucina che c'è un bel po' di caldo, ok? E poi la passo in cantina. Ci troviamo alla cottura. Io ho messo due sacchetti apposta per la cottura, perché due, perché magari uno si dovesse rompere c'è quell'altro. Qui su ho messo il fermo, ma non l'ho messo strinto. Io sto seguendo alla lettera le istruzioni di Christian, questa persona che mi ha mandato la salamina da sugo, perché dentro deve respirare un pochino, sicché non va strinta a morte il laccetto, va lasciato un pochino lentino. Poi ho messo sopra questo qui il manico che ho rubato alla polenta. La polenta è pronta, perché il manico è in maniera che non caschi dentro. Io lo posso lasciare anche un pochino fuori, perché ho il forno, i fornelli a induzione, non c'è calore, allora posso anche lasciarli dalla parte di qua, ok? Se no li lasciate così, in maniera che il fuoco non gli dia fastidio. Ovviamente ho lasciato da questa parte, penso che sia la stessa cosa. E ora cosa ho fatto? Ho acceso l'acqua da fredda e da qui in poi, appena arriva la prima bolla, la prima bollettina che fa qui, devono passare poi 5 ore. L'acqua qui dentro non deve entrare assolutamente. Ok, queste sono le bolle che deve fare. Da qui in poi 5 ore. Pianino, pianino, pianino. Va bene? Ci si aggiorna. Sono passate 6 ore. Guardate qui. Andiamo dentro. Che potete chiamare il cameraman. Ma dire anche l'amico Fabrizio. Il mio cameraman è Fabrizio. Allora, guardate qua, è diminuita del 50%. Benissimo, poi va asciugata un pochino. Cameraman. Fabrizio, cameraman. Ok. E andiamo. Questa è tradizione. A mettere io in questo caso ci ho messo la polenta, ci potete mettere la polenta o il purè. Christian mi aveva suggerito il purè, ma io siccome faccio sempre di testa mia, giusto, è un giorno che ci lavoriamo, andiamo a togliere la cappellina. Perfetto. Così. Guardate che bellezza. Guardate qui. Oh, che bello. Il cucchiaio. E praticamente il lavoro è questo. Ok.
Benissimo, guardate qui che spettacolo che è. Allora l'appoggio qui sopra, andiamo a fare i piatti. Oh, guardate qui, guarda qui sotto che cos'è. Ah, vedete un odore, il profumo è buonissimo. Sì, il profumo sì. Guardate l'olio che esce. E a questo punto è, scusami, sì. No, adesso io metto. Perché va accompagnata. Ok. Io spero che vi sia piaciuta sta ricetta. È una ricetta a 360 gradi con la preparazione di questa. Facciamola qua. E ringrazio ancora Christian perché ha capito il senso del mio canale, quello di trasmettere le tradizioni, di portarle avanti ai posteri, di non tenerle strette a sé, che se si tengono strette prima o poi vanno perse. Voilà, e ora io e il mio cameraman Fabrizio le andiamo a mangiare. Buon appetito. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa ricetta, like, suggeritene altre e Dio ce la mandi buona e alta.